La Nerossi Vicenza FC Arzignano Valcampo. Con il tecnico Giuseppe Bianchini, che ringraziamo, apriamo la conferenza stampa a presentazione della quindicesima giornata di ritorno in programma per domani alle ore 17:30. Mister, grazie. Grazie Presentiamo la sfida del Menti. a te. Andiamo a giocare in uno stadio bello per noi vicentini, ma anche ma un po' per tutti qua nella zona. Vicenza è il punto di riferimento, è una partita nella quale si va ad affrontare una squadra forte e in uno stadio bello, importante, con tanto pubblico e speriamo di andare a fare una partita tosta, importante e cercando di provare a portare a casa punti. Passo, mister, alle domande della stampa. Francesco Meneguzzo, il giornale di Vicenza. Sì, buongiorno mister. Buongiorno. Gare come queste sono probabilmente le più facili da preparare a livello mentale, visto che gli stimoli sorgono da soli, nascono da sé. Come la vede? Ma sì, penso che i ragazzi abbiano tutti voglia di giocare una partita del genere. È una gara comunque da preparare bene perché non bisogna arrivare né troppo carichi e né troppo poco, dobbiamo arrivarci giusti, ma noi mentalmente stiamo anche bene, fisicamente anche. E ci arriviamo provando, essendo consapevoli che non sarà sicuramente una gara facile, che Vicenza è una squadra veramente forte, però cercando di sfruttare le nostre qualità. All'andata il Vicenza vinse per 1-0 al Dalmolin, al termine di una gara comunque nella quale l'Arzignano riuscì a tenere testa ampiamente ai cugini biancorossi. Ci sarà anche un pizzico di volontà di rivalsa, di rivincita? No, la gara è andata, ormai quella è passata, l'abbiamo giocata, ce la siamo giocata ad armi pari, però è andata così, insomma, come abbiamo sempre fatto, si accetta il verdetto del campo. Abbiamo voglia di provare a far bene, di far punti perché non siamo ancora a posto e perché vogliamo continuare il nostro percorso. Finora con il Vicenza tra Coppa e Campionato avete sempre perso, quindi sarebbe anche arrivato il momento di sfatare questo tabù. Sì, beh, ma ogni gara fa storia a sé, andiamo là, ripeto, sapendo che non sarà una partita facile, però noi proveremo a mettere in campo quelle che sono le nostre qualità, le nostre armi, rispettando al massimo il Vicenza, l'organico di Vicenza, la storia del Vicenza, però volendo andarla a far bene. A suo parere, i punti di forza del Vicenza è una squadra con un attacco stratosferico, ma con una difesa che non è proprio solidissima. Ma no, non è che non sia solida, dal mio punto di vista loro sono una squadra votata all'attacco e quindi se trovano le partite dove girano bene diventa una squadra difficilmente fermabile. Noi dovremmo essere bravi nella nostra fase difensiva a limitarli il più possibile e poi davanti possiamo metterli in difficoltà con le nostre caratteristiche. Tra voi e loro ci sono solo 5 punti di distacco in classifica. Si aspettava di poter arrivare al derby di ritorno con questo gap limitato? Ma no, sinceramente no, ma dipende da tutti e due i percorsi, loro forse hanno fatto qualcosa meno di quello che ci si aspettava, noi forse qualcosa in più, quindi si è ridotto quel gap lì, però dopo c'è da giocare le partite, adesso la classifica conta poco, nel senso che dopo quando viene la partita hai voglia di giocarla, hai voglia di provare a prenderti dei punti e noi ci proveremo. Mister, non ci sono altre domande. Buon lavoro, grazie mille. Grazie a voi. Sarà il quinto ed ultimo match del mese di marzo, quello che si terrà domani allo stadio Romeo Menti di Vicenza. Alla vigilia della gara, la Nerossi Vicenza FC Arzignano Valcampo, è il nostro centrocampista Stefano Cester ad analizzare la 34esima giornata del girone A del campionato di Serie C. Stefano, grazie mille. Grazie a te, Chiara. Lo abbiamo anticipato in apertura, Stefano. Quella di domani sarà la quinta partita del mese, l'ultima del mese di marzo. Per
Compresa la sfida con il Vicenza, valida per la 15ª di ritorno, sono 5 le gare da disputare da qui al termine della regular season. Stefano, facciamo il punto del mese di marzo giallo-celeste, concentrandoci poi su questa settimana di lavoro. Beh, sicuramente il mese di marzo è stato un mese intenso, abbiamo fatto tante partite, però è anche un mese positivo dal mio punto di vista. Abbiamo fatto dei punti importanti che ci hanno, insomma, avvicinato al nostro obiettivo sempre di più. Quella di domenica sarà probabilmente, anzi sicuramente, la partita più tosta, ma anche la partita più bella da giocare, insomma. Lo stadio, i tifosi, è tutto un bel ambiente lì. E niente, ci siamo preparati al meglio questa settimana, come al solito, e andiamo lì convinti di fare la nostra partita. Presentiamo quindi con te, Stefano, l'Ane Rossi Vicenza FC Arzignano Valchiampo. Beh, del Vicenza c'è poco da dire, secondo me è una delle squadre, se non la squadra più forte di questo girone. E noi andiamo lì con il massimo rispetto, la massima umiltà, ma sappiamo che noi siamo riusciti a mettere in difficoltà quasi tutti e quindi speriamo sia così anche domenica. Vado da Francesco Meneguzzo del giornale di Vicenza e quindi, Stefano, passiamo alle domande della stampa. Sì, ciao Stefano. A proposito del Vicenza, che anche tu hai ritenuto una delle squadre, se non la squadra più forte del girone, a tuo parere cosa sarà importante mettere in campo domenica contro i cugini biancorossi? Beh, loro hanno singoli molto forti, quindi bisogna stare concentrati, cercare di limitare i loro giocatori più importanti e poi sapere attaccare e fare male nel momento giusto, è quella secondo me la chiave. Si sa che un derby è sempre un derby, e per te sarà un doppio derby visto che sei un prodotto del Vicenza. Come stai vivendo questo momento e quali sono le tue sensazioni? No, beh, ma quella di domenica è una partita bella per tutti, insomma. Come dicevo prima, lo stadio, l'ambiente, è una partita diversa dal solito, quindi sicuramente è bello giocare, è bello andare lì e fare la nostra partita. Finora siete riusciti a stupire un po' tutti con le vostre prestazioni. La classifica vi sorride, tant'è che siete a soli 5 punti dai cugini biancorossi. A tuo parere, dove può arrivare l'Arzignano e soprattutto quali saranno le armi che l'Arzignano dovrà sfruttare da qui alla fine della stagione? Da qui alla fine della stagione cercheremo sicuramente di fare più punti possibili, come abbiamo cercato di fare dall'inizio dell'anno. E le armi sono sempre le solite, il nostro gruppo sa chi gioca, chi non gioca, siamo tutti pronti secondo me e quindi proveremo a portare queste armi qua fino alla fine. Stefano, non ci sono altre domande, si conclude qui la conferenza stampa pre-match alla vigilia della 34ª giornata di Serie C. I giallocelesti quindi sono in direzione nello stadio Romeo Menti di Vicenza, dove domani alle ore 17.30 disputeranno la 15ª di ritorno, l'Ane Rossi Vicenza FC Arzignano Valchiampo. Ringraziamo la stampa e ricordiamo che la partita sarà trasmessa integralmente, come sempre, da Eleven Sports. Ringraziamo il nostro allenatore Giuseppe Bianchini e ringraziamo il nostro centrocampista Stefano Cester. Stefano, grazie mille e a te e a tutta la squadra buon lavoro. Grazie a voi.